Complimenti a Alessio per la partita che hai fatto, per quello che ci riguarda dovevamo capire quanto avevamo fatto di buono e quanto invece distante il percorso da qui a giocare questo tipo di partite. L'anno scorso giocavamo queste partite per salvarci, quest'anno dobbiamo giocare per il primo posto, è già di per sé un grande risultato. Però Reggio ci ha dimostrato quanto sia ancora lungo il percorso, anche se da parte nostra sono stati dei passi molto importanti. Tre cose fondamentali: abbiamo concesso troppi tiri liberi, 14 punti in più di tiri liberi valgono una vittoria, 27 punti segnati sono un terzo del totale della squadra di Reggio. Ho detto concessi, non subito, ho detto concesso. Troppe palle perse, ma quello che dovevamo far meglio tutte le volte che siamo arrivati proprio al dettaglio, almeno tre con la palla, almeno cinque con la palla, abbiamo sempre perso la palla e abbiamo sempre preso un canestro o da due o da tre. Chiaramente concedere questo tipo di fiducia ad una squadra che sa come si gioca questo tipo di partite, evidentemente ha creato sempre fiducia nella squadra di Reggio. Noi non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto fino all'ultimo pallone. Questo per me è un risultato importante perché ci dà ancora più forza di quello e su quello su cui stiamo lavorando. Usciamo battuti ma non sconfitti e siamo già pronti, ci imbocchiamo le maniche per ripartire per la prossima partita. Prego. Allora, coach, nella conferenza di venerdì dicevi che questa partita avrebbe fatto capire perché la squadra in questa posizione di classifica, in che modo ci siamo arrivati, indicazioni sul presente ma anche sul futuro. Adesso, all'esito della partita, quali sono le considerazioni? Un po' quelle che ho elencato un attimino fa, cioè giocare per il titolo è un valore che bisogna costruire nel tempo. Oggi si incontravano due prime in classifica, una, se permettete, con merito Cremona, una perché ci doveva stare e non voglio togliere meriti naturalmente a Reggio. È chiaro che in questo confronto non c'è solo un valore di classifica, c'è tutto un percorso che coincide e porta a fare un tipo di valutazione. Noi ci siamo approcciati nel modo migliore che potevamo, sapendo delle difficoltà che avremmo trovato. Queste difficoltà, quelle che abbiamo trovato, la consapevolezza che per stare a certi livelli ci vuole ancora del tempo è per me una forza, ribadendo quello che vi dicevo, che l'anno scorso di questi tempi si giocava per non retrocedere. Non è che si preme un bottone, si accende una luce, si apre una cosa e si accende il gas. Siamo consapevoli di aver fatto un percorso importante, siamo consapevoli che abbiamo di fronte un far west da conquistare e soprattutto che lo vogliamo conquistare. La partita di questa sera, ripeto, usciamo battuti ma non sconfitti al significato di chi già vuole rimboccarsi le maniche per riprendere il proprio cammino con il proprio valore e dando forza alla sua identità. Coach, scusami, le 21 palle perse sono credo quasi un record per una squadra. Poi c'è stato una volta 22, se no. Sì, però insomma, c'è che comunque ha difeso bene in una partita difficile, forse è mancato un po' un attacco, e poi anche una domanda su Vitali che è sembrato francamente un po' fuori condizione. Guarda, le palle perse, se tu guardi le nostre statistiche e pensi alla difesa, noi abbiamo avuto altre statistiche, d'accordo? Reggio ha avuto statistiche da tre e ha avuto tanti tiri liberi, non ha avuto statistiche da due, per esempio. Quindi la difesa secondo me è comparabile sempre a cosa concedi in termini di statistiche, perché ripeto, se fai 27 punti sul tiro libero, un terzo del fatturato è già molto significativo. Tre settimane senza allenarsi, tre settimane in cui non puoi sviluppare la dinamica, porta naturalmente a che cosa? A dover recuperare tutti quegli equilibri. Sfido qualcuno qua dentro, se sa che qualcuno dei miei giocatori è stato infortunato in queste tre settimane o no. Ecco, siccome non ci lamentiamo mai, però sappiamo che non allenarsi per tre settimane o allenarsi con due ragazzini è diverso che allenarsi. Quindi sarebbe solo questo tipo
ritornare ad allenarsi tutti insieme, perché è l'elemento fondamentale attraverso il quale abbiamo costruito i nostri successi. Cesare, sui 27 libri, diciamo, concessi. Concessi. Termini, quindi non hai nulla da... Ho detto concessi e lo sottolineo. Potrei parlare di etica, ma l'etica è una cosa bilaterale, no? Non è solo individuale, non è solo paura. L'etica è bilaterale. L'etica è sempre importante, bisogna dimostrarla nel momento del bisogno. È tutto, grazie.